Mi chiamo Cristina Virone e ho 54 anni. Ho lavorato molto tempo fa in Domino. Oggi sono insegnante, scusami. Oggi sono in Francia, da alcuni anni, e sono insegnante, insegno marketing e management in liceo e post liceo, però in Francia, non in Italia. Grazie. E in Domino invece ti occupavi di? In Domino ero un project manager, non so se questa figura è chiamata ancora in questo modo oggi, ma seguivo il progetto di determinati clienti e quindi ero l'interfaccia con il cliente, e la squadra interna. Grazie mille. Che parola hai scelto per l'intervista? Ho scelto Provaci. E ti ricorda Domino? Mi ricorda Domino, mi ricorda anche il nostro capo Andrea Bosso. Mi ricorda Domino perché secondo me era veramente lo spirito. Eravamo dei pionieri, eravamo anche un po' corsari, secondo me, e quindi non si diceva mai no. C'era questo spirito di volerci provare, qualcosa bisognava portarlo a casa. E quindi ci si sporcava le mani. Io mi ricordo bene Andrea, con magari uno sviluppatore o con un grafico o qualcuno nel team, dirgli provaci. Nel senso, non l'abbiamo mai fatto, non sappiamo bene adesso in questo momento come si può fare, proviamoci. E secondo me c'era molta, molta freschezza, molto coraggio, un po' di incoscienza anche, ma questo era il provaci. Di domino, tutti ci provavano, anche se magari subito non sembrava possibile, ci provavamo. Grazie mille. Se dovessi lasciare un messaggio per il futuro, per Domino o per il mondo della comunicazione in generale? Allora, per il mondo della comunicazione questo è un po' troppo ambizioso. Io a Domino e a chi oggi lo scenario è completamente diverso. Io ho lavorato all'inizio degli anni 2000 in Domino. Tutto è cambiato e onestamente dopo tanti anni non so neanche che cosa potrei portare come contributo o come consiglio. Posso rimanere sullo spirito, quindi di continuare a provarci, anche se le sfide sono diverse, i contesti sono diversi, non dimenticare mai, di provarci, di non abbandonare subito, di provarci, di restare un po' corsari, anche se non so se è possibile restare corsari dopo 25 anni di onorata carriera.